Bene, buongiorno. I problemi tecnici paiono risolti, quindi io direi di partire con un pochino di ritardo sui lavori del convegno di oggi, quindi innanzitutto benvenuti, grazie davvero per la vostra partecipazione. Io ringrazio da subito il dottor Giorgio Porgioli della Regione Emilia-Romagna che guiderà i lavori di questo convegno e naturalmente ringrazio i relatori per il lavoro che hanno svolto e per le relazioni che ci faranno. Vincenzo Tabaglio dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, Mauro Grandi dell'Associazione Italiana per la Gestione Agronomica e Conservativa del Suolo, Francesca Staffilani del Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna e Alberto Lugoboni della Struttura di Sviluppo Agricoltura di Montagna e dell'Utilizzo Conservativo dei Terreni e dei Suoli della Regione Lombardia e il dottor Paolo Mantovi del CRPA. Il convegno di oggi è sull'agricoltura blu o conservativa è stato organizzato nell'ambito della misura 111 del piano di sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna 2007-2013 con la collaborazione di AIGACOS, che è rappresentata qui da due relatori, della Società Agraria di Reggio Emilia per il buffet che ha offerto, che oltre al piacere gastronomico è sempre un importante momento di socializzazione e di scambio di informazioni. L'obiettivo del convegno è quello di approfondire il tema dell'agricoltura conservativa e fare il punto sui risultati ottenuti dalle esperienze fino ad ora concrete, esperienze fatte nella Regione Emilia-Romagna e anche di ricordare un aspetto importante, le misure di incentivazione su questo tema che sono previste nel piano di sviluppo rurale 2014-2020 dalla Regione Emilia-Romagna, misure di incentivazione proposte per la prima volta nel piano di sviluppo rurale. Per sostenere un po' lo sviluppo e la verifica di questo tipo di agricoltura sono in corso due progetti, il progetto Life Help Soil per la dimostrazione delle tecniche conservative che ci sarà presentato da Alberto Lugoboni, il coordinatore del progetto stesso, e un progetto Emilia Blu guidato dal CRPA nell'ambito del bando sismico della legge regionale Emilia-Romagna 28, un progetto di sperimentazione che ha come obiettivo di confrontare l'agricoltura tradizionale e l'agricoltura conservativa con parametri scientifici legati alle caratteristiche dei suoli e ai livelli produttivi tra l'agricoltura conservativa e l'agricoltura tradizionale. L'agricoltura conservativa è un tema nuovo, la consideriamo una bella speranza. È oggi, come sapete, maggiormente diffusa fuori dall'Europa, in particolare negli Stati Uniti. In Europa stanno iniziando all'avanguardia paesi come la Francia e la Svizzera. In Italia abbiamo per adesso qualche esperienza che possiamo chiamare di nicchia. Crediamo che possa essere un contributo alla sfida di questo periodo, alla sfida storica della necessità di alimenti per rispondere al forte incremento demografico mondiale, soprattutto consumando meno e con un maggior rispetto dell'ambiente e con, dopo un po' i primi anni di minor produzione, di poter arrivare a una produzione equivalente all'agricoltura tradizionale. Quindi, le condizioni fondamentali per un suo sviluppo positivo ci sono. Noi pensiamo che per il nostro territorio, per i nostri suoli e le nostre coltivazioni possa effettivamente avere un futuro. La ricerca, la sperimentazione concreta e il trasferimento dei relativi risultati, sostanzialmente delle buone pratiche individuate, crediamo che siano uno dei fattori determinanti per un suo positivo sviluppo. Questo è lo spirito con cui abbiamo organizzato questo convegno e con cui cercheremo, con tutti gli attori che ringrazio nuovamente, in cui cercheremo appunto di sviluppare dei nuovi progetti in questo ambito. Io non rubo ulteriore tempo ai relatori, vi ringrazio per l'attenzione, vi ringrazio di nuovo per la partecipazione, vi auguro una buona giornata
un buon lavoro. Mi scuso perché purtroppo c'è un'altra iniziativa nei locali già organizzata per tempo e mi devo assentare, non è tanto per la mia mancanza ma perché mi dispiace molto non ascoltare quello che verrà detto in questa giornata. Me lo farò raccontare da Paolo Mantovi. Grazie, invito il dottor Poggioli a proseguire i lavori della giornata. Grazie ancora e buona giornata. Penso che questa la portiamo al tavolo. Io inviterei i relatori a venire qua, così almeno siamo tutti schierati, possiamo dare inizio al... No, uso questo, grazie. Possiamo dare inizio ai lavori. Direi Tabaglio, Francesco Staffilani, un po' tutti. Tanto ci siamo tutti perché... Va benissimo. L'importante è che chi è invitato al convegno cominci un po' a visualizzare, no, le persone. Cioè nel senso che... innanzitutto porto a tutti voi i saluti della Direzione Generale Agricoltura della Regione Emilia Romagna. Ovviamente un caro saluto ai colleghi lombardi, il collega Alberto Longoboni. Vedo in sala tecnici, immagino giovani di istituti agrari, organizzazioni professionali, agricoltori. E questo mi dà, lo devo dire in modo molto esplicito e chiaro, molta soddisfazione. Non siamo moltissimi, ma c'è anche un motivo. Il motivo è quello che ha anticipato un po' il Presidente Veneri. Cioè, è un po' una sfida che iniziamo, almeno in questa regione, su questo tipo di, questo modo di fare agricoltura. I colleghi della Lombardia hanno già iniziato da qualche anno, pochi, il Veneto anche, perché ha una serie di vantaggi sostanziali. Finalmente è la prima volta, no, che mi capita in diversi anni, no, di avere la possibilità di una offerta alle imprese agricole di un... di una tecnica che ha vantaggi per la componente ambientale. Tutti voi avrete sentito parlare di cambiamenti climatici e l'agricoltura conservativa, no? Cioè con queste sue tecniche che poi vi spiegheranno, no, meglio chi mi segue, ha questo grosso vantaggio. Ma al tempo stesso un altro vantaggio che questo modo di fare agricoltura, dopo un periodo di adattamento iniziale, consente anche risparmi di tipo economico sui costi di produzione. Quindi ha questo doppio elemento, no, che dà, a mio giudizio, un valore aggiunto sostanziale. Anche perché le imprese agricole, no, sono importanti le rese, ma è soprattutto importante il reddito che rimane. E questo è un elemento, no, non secondario. L'altro aspetto, molto velocemente, no, è che fare agricoltura conservativa, e poi ve lo capirete anche dagli interventi dei relatori, che ho preferito che fossero da subito qua al tavolo, perché sono le poche persone, dico forse a livello nazionale, penso a... l'azienda agricola Grandi, l'azienda agricola Tabaglio, che è un agricoltore, no, che è presente in sala e sta presente, e altri che da anni fanno questa tecnica e che la stanno studiando, e quindi non è che abbiamo tantissimi riferimenti. L'Aigacos, cioè è una società che è fatta ovviamente di persone, di poche persone. È una tecnica... qualcuno dice nuova, meno nuova, io lascio a voi giudicare, no? Però è fatta di, siamo agli inizi, quindi questo mi dà innanzitutto un particolare entusiasmo a livello personale, no? E anche come penso slancio per la Direzione Agricoltura, che può offrire una cosa
che è veramente diversa, però al tempo stesso, no, e questo uscirà anche, immagino, dagli interventi di oggi, che serve un agricoltore preparato. Queste sono le cose che mi dicono continuamente, chi ha esperienza su questa iniziativa, non si può improvvisare, serve una preparazione, serve una rete di tecnici. Quindi noi con il programma di sviluppo rurale 2014-2020, oltre a dare un'offerta di libera scelta di adesione a questa misura, creeremo anche queste condizioni collaterali, che sono non un optional, ma per questo tipo di tecnica sono determinanti. Io a questo punto aggiungo solo che, per essere molto esplicito, l'agricoltura conservativa non è per tutti, non è per tutti. È per chi ha caratteristiche di una massa di terreno di un certo rilievo, che può essere fatta con la proprietà privata o modalità di unione di aziende piccole, è indifferente, ma questa è la condizione. La seconda condizione è la preparazione, cioè non può uno delegare tutto e tutto ai tecnici. Deve imparare, no, a capire com'è la sua terra e a adottare quelle regolazioni sulle macchine, che sento dire che è sostanziale la semina. Se si sbaglia la semina, voi sapete, no, che si sbaglia tutto. Io però mi fermo un attimo. L'altro ruolo importante è la sostanza organica. La sostanza organica è un elemento di ricchezza. Non aggiungo altro perché voi avete molto più esperienza di me concreta nella coltivazione delle terre. Io mi fermo, inizierei con gli interventi e alla fine cercherò di dare delle conclusioni. Però direi che a questo punto è venuto il momento di iniziare. Io invito il professor Tabaglio a questo punto di fare l'intervento, che io condivido nel titolo. Mai forma di un titolo è stata così più azzeccata, cioè è una rivoluzione silenziosa, cioè pensate cosa può significare, no? Cioè un'attuazione, dove è possibile, di agricoltura conservativa, no? Di questo genere. Grazie a tutti dell'invito. Sono molto felice di ritornare qui al CRPA, non tanto in questa sala in cui non sono mai stato, ma avendo calcato per qualche anno, 9 anni in particolare, i corridoi, le stanze dell'allora CRPA, prima in via Crispi, poi in corso Garibaldi, poi adesso siete qua, insomma mi sento un po' in famiglia, nonostante ormai siano passati così tanti anni, per cui grazie ancora a quegli anni che ho passato al CRPA e che hanno contribuito a formare anche questa mia sensibilità verso l'agricoltura blu. Bando alle ciance, adesso vado avanti perché il tempo è veramente poco e per le poche cose che ho da dire comunque mi piacerebbe dirle in maniera il più chiara possibile. Voglio iniziare in particolare proprio dalla motivazione che ho voluto dare nel momento in cui ho dettato il titolo della relazione ai due motivi fondamentali che voglio siano recepiti oggi in questa prima intervento sull'agricoltura blu. Ho lasciato il termine inglese prima, no-till farming, perché mi interessa molto puntualizzare da subito una cosa. Siamo qua tutti a cercare di capire che cos'è questa agricoltura conservativa e questa agricoltura altrimenti detta blu, magari in Italia, o conservativa o sostenibile, insomma, nel mondo. E
vorrei che passasse questo concetto. Esiste, stiamo tutti lavorando nella direzione di un'agricoltura conservativa, ma non di singoli settori conservativi. Cioè, quando noi andiamo a dire esiste la difesa sostenibile, le lavorazioni conservative, forse sbagliamo, occorre pensare in termini di sistema agricolo, di farming system. Quindi ho lasciato proprio quel termine. Quando parliamo di vantaggi ecosistemici di un agrosistema, dobbiamo pensarla se tutto l'agrosistema è fatto in maniera conservativa. E parte della mia trattazione sarà proprio questa, di farvi vedere che esiste un continuum di tecniche conservative, non una sola. La seconda pensiero che volevo già dare dal titolo era questo. È una rivoluzione silenziosa perché? Perché praticamente fino ad oggi possiamo dire non è uscita allo scoperto, però ci sono degli agricoltori visionari probabilmente in Italia che hanno dato avvio a questa rivoluzione e vediamo gli ettarati oggi poco interessanti in termini numerici, ma certamente nel mondo vi farò vedere come invece questa rivoluzione sempre silenziosa abbia raggiunto ormai il 10% della SAU coltivata. Visto il tempo, che pensavo un po' di più, vado avanti veloce per dare l'idea proprio del sistema, ecco, una visione dall'alto, c'era il drone prima che passava a cercare di capire cos'è un sistema conservativo, un sistema agricolo, quindi vedete questo sistema conservativo su delle stoppie di grano, stanno seminando su sodo, in particolare qui delle lenticchie in stato di Washington. Mi interessa questo, mi interessa capire che c'è un sistema e quindi un'azienda agricola che è la nostra base operativa. L'agricoltore viaggia, ha una unità operativa che è la sua azienda agricola. Diverso il caso, se vogliamo farlo, di associazioni di produttori, di filiere, di reti di impresa, dove allora qui vedo qualche concessionario, qualche controterzista. Se per caso sarà anche un po' difficile, ma si organizzi eventualmente una gestione del territorio che sorpassi un po' il limite aziendale, anche per motivi di costo. In ogni caso si tratterebbe di un agrosistema. Ecco perché dico conservativa non è la difesa, la lavorazione, l'irrigazione conservativa, è tutto l'agrosistema. E qui vi faccio vedere, dobbiamo solo scegliere qual è l'agrosistema conservativo, o meglio, forse meglio dire, dentro ogni situazione, quella zootecnica con biogas, quella di viticoltura intensiva, quella zootecnica intensiva o cerealicoltura intensiva, quali sono le modalità per renderle il più possibile conservativo? Questo sarà il nostro scopo di oggi, definire, almeno tratteggiare questi elementi. L'immagine rappresenta una delle tempeste di sabbia che ormai almeno una all'anno colpiscono il territorio della Cina. Prima degli anni 90 questi dust storm erano di frequenza una volta ogni 35 anni. Oggi gli eventi li vedete anche al telegiornale perché si riverberano sul fatto della concentrazione di polvere, ad esempio ad Hong Kong, ad esempio nella stessa Pechino. Quindi addirittura, benché non si sappia magari da dove arrivano, sono già arrivati sul grande schermo. L'agricoltura conservativa ha in mente anche questo, credo di dare il destro così anche a Francesca Staffilani, poi a chi deve parlare insomma di quali sono le misure per ridurre i problemi ambientali dell'agricoltura. Ecco perché voglio dire il secondo volume dell'agricoltura blu è diventato agricoltura sostenibile, perché rappresenta tutti i sistemi e non solo uno. Possiamo passare avanti. Dicevo che il secondo concetto che volevo indicare era quello
della rivoluzione che pian piano si fa strada. Come vedete, 120 milioni di ettari nel mondo rappresentano circa il 10% della SAU e sono in aumento, ma non solo per questioni ovviamente di costi, che sarà la questione che muoverà certamente molti di voi a sentire le mie parole e poi ad agire nella propria azienda. È proprio una questione di conservare l'ambiente. Come vedete, la maggior parte delle superfici sono relative al continente americano, Stati Uniti, Brasile, Argentina, Canada, molti ettarati in Australia, poi se la giocano un po' di paesi, fra cui quelli europei, la Spagna, la Francia, l'Italia. Naturalmente siamo a poche migliaia di ettari, magari molti di questi legati a un no-till, magari semplificato, diremo poi cosa vuol dire, legato in particolare ai cereali a paglia, ma su mais, e noi siamo in zone contigue o le stesse in cui la maiscoltura è l'elemento caratterizzante, su mais di ettarati a no-till sono veramente pochi. Quello che dobbiamo fare allora è proprio questo, cercare di andare a capire, di svelare, di sbloccare anche i meccanismi segreti del suolo che fanno sì che conservano la sua fertilità e possano dare ragione di attivare un sistema di agricoltura conservativo ugualmente produttivo del precedente. Quella che vedete è un'immagine relativa a un terreno di prateria, va bene, neozelandese. Mi interessa qui far vedere la stratificazione evidentissima della sostanza organica, di cui ancora Staffilani poi ci parlerà, determinata dal colore nero dei primi 30-40 centimetri, ma soprattutto, adesso qui chiedo la vostra attenzione, di come fa la sostanza organica ad approfondirsi nel profilo e a generare quello che sarà il paradosso di cui vi voglio parlare, il paradosso dell'agricoltura della non lavorazione, che è la creazione di biocanali, di porosità strutturale, e vedete come pian piano, attraverso quei canali che si vengono a creare, miglioreranno le capacità produttive dei terreni. Un'altra immagine icastica che voglio porvi così, che naturalmente presento ai miei studenti, insomma, è un approccio diverso di guardare il terreno. Vedete delle fette di aratura lavorate in condizioni ovviamente inopportune, non di tempera, bagnate, e invece quella che dovrebbe essere la nostra idea, quella di trattare il terreno con maggiore gentilezza, per che cosa? Per arrivare ancora una volta all'obiettivo principale, creare delle condizioni di porosità, di aerazione, di salute del suolo, come oggi si parla più diffusamente, tali per cui, in particolare per quello che ci riguarda, le radici delle colture, ma in realtà tutta l'edafone, tutta la vita che si nasconde sottoterra, abbia le condizioni migliori per vivere. Vi faccio questa immagine per vedere chi non lo fa attraverso gli elementi biologici naturali, lombrichi, radici delle piante e quant'altro, lo deve fare attraverso delle operazioni meccaniche vere e proprie. Questo è il mantenimento del green di qualche prato da golf, insomma. Naturalmente si va a trivellare per aumentare la porosità di quei terreni. A chi ci rivolgiamo noi? Chi è che fa per noi questo risultato, questa azione? Abbastanza gratuitamente, insomma. Nelle condizioni di agricoltura blu ce li fanno in particolare i lombrichi, che sono gli ingegneri, diciamo, di questa situazione. Le loro gallerie, il rimescolamento della sostanza organica, il trascinamento della sostanza organica negli strati profondi rappresentano gli elementi attraverso cui il terreno migliora di anno in anno, pur in assenza di lavorazioni. Stiamo già cercando di avvicinarci quindi alla soluzione di quel paradosso che anticipo qua e che dice: ma come fa un terreno che non lavoro, che non apro attraverso l'aratro, ad avere una porosità maggiore, sottolineo, maggiore di un terreno coltivato, di un terreno lavorato con l'aratro?
stiamo già capendo che non solo ci sono degli agenti che lavorano per noi, ma che lavorano in una maniera veramente impagabile. Perché? Perché la porosità, anticipo qua qualche discorso, tanto ormai i minuti stanno passando inesorabili, quella porosità che noi creiamo tutte le volte che lavoriamo il terreno attraverso un organo meccanico, l'erpice di Ischi, l'aratro, il ripuntatore, è una porosità che possiamo definire ovviamente meccanica, è una porosità anche grossolana, fatta di grosse zone vuote, che ha due grossi difetti. Uno che appunto è temporanea, infatti ogni 6 mesi dobbiamo ripristinare quella porosità ritornando a lavorare. La seconda è che non è interconnessa, mentre invece una galleria di un lombrico è per forza di cose interconnessa, nel senso che per forza ha un inizio e una fine. Questo inizio comincia dalla superficie del terreno e si approfondisce, perché è la galleria scavata dal lombrico. Lo stesso le gallerie delle radici sono interconnesse. L'acqua che deve infiltrare ha vie preferenziali di percolazione attraverso il profilo. Una volta che la radice muore, si crea una fitta rete di canali, di porocanali, che ha il vantaggio di essere interconnessa e non troncata a metà da un aratro o rivoluzionata dall'aratro, perché di volta in volta, di anno in anno, mi rovina completamente quella rete di canali. È su questo che si gioca il paradosso che volevo mostrarvi. La seconda immagine relativa ai lombrichi che voglio mostrarvi è questa. Quello che vedete male, forse, in sottofondo, tolto la vegetazione di un erbaio, vedete delle eiezioni di lombrichi. Dopo una forte pioggia, che ormai siamo abituati a, purtroppo, a sperimentare anche nei nostri climi e anche d'inverno, vedete come il terreno vicino non è ormai... ha perso, diciamo, quella porosità determinata dalle lavorazioni, si è impaccato, mentre invece le iezioni di lombrico sono ancora relativamente ben distinguibili. Questa immagine mi fa dire che uno degli scopi che io come agronomo voglio è la stabilità di struttura. Voglio che il terreno sia strutturato, ma voglio soprattutto che abbia una stabilità di questa struttura, che si opponga in maniera costante, buona, ragionevole agli eventi che distruggono in genere la struttura, e quindi può permettere questo terreno di non essere lavorato perché mantiene la porosità. Una delle ultime diapositive, ormai credo dai secondi che ho ancora, e che è: ma su che cosa si basa questa agricoltura blu? Io ho espanso un po' i pilastri che vengono classicamente definiti nell'agricoltura blu o nell'agricoltura conservativa. Li ho portati a 4, ma in genere si dice che sono 3, perché ho voluto mettere in risalto 2 che normalmente sono invece messi insieme. Rotazione delle colture, va bene, chi è esperto del settore posso andare avanti più diretta. Semina diretta senza lavorazione, quindi no tillage o non lavorazione, insomma. Questo soprattutto per evitare quella inversione degli strati, il rovinare quell'opera che lombrichi, radici e tutto quanto vi ho detto prima fa di anno in anno. Gestione del residuo colturale. Una tecnica di agricoltura conservativa non può andare avanti, non può generare delle buone condizioni se non tiene conto del fatto che i residui colturali devono rimanere in superficie sul terreno, per una banale ragione. Anche quegli organismi ai quali dobbiamo quella porosità mangiano, e quindi come faccio a dar da mangiare al terreno? In poche parole, ho bisogno di fornire loro, di restituire loro della sostanza organica, sui quali materia prima per il loro sostentamento. Il residuo colturale rappresenta l'ovvio rifornimento di pabulum per queste popolazioni.
Ugualmente, come faccio ad aumentare questo pabulum, questa quantità di alimento? Non lascio mai il terreno scoperto, lo uso tutto l'anno. Uno, per evitare problemi di erosione. Secondo, perché anche se dopo una coltura da reddito riesco a mettere una coltura non da reddito, ma che mi fa sostanza organica e che lascio in superficie, ho aumentato la quantità di alimenti che fornirò a questo mondo brulicante di vita, di salute, che è nel terreno. Gli ultimi due sono in realtà legati e fanno parte di un, nella trattazione classica dell'agricoltura conservativa, dello stesso punto, ma è lasciare il terreno nudo e gestire i residui della coltura precedente. Io l'ho divisi perché voglio poi parlarvi, se ce la faccio, di cover crop almeno con due diapositive. In tutto questo vedete che ho centrato la mia trattazione in particolare sulla non lavorazione. E le minime lavorazioni, che pure sono comprese dai PSR, di cui poi ci parleranno i regionali, in particolare per la Lombardia, il dottor Lugo Boni. Le minime lavorazioni? Beh, le minime lavorazioni mi portano un problema. Il problema che è, non esiste un termine, sotto questo termine, cioè non esiste una tecnica unica. Quanto è ridotta? Quanto è minima la lavorazione che fate? Perché capirete che l'esito su tutto quello che ho detto prima dipende dall'intensità di lavorazione minima o ridotta che avete messo. Ecco, quindi questo, mentre quando dico no-till si capisce, non lavoro, faccio solo semina diretta, lo so già. E so anche vederlo in campo, perché vedo i residui, vedo che quel terreno non è mai stato più rivoltato. Ecco, nelle minime lavorazioni occorre lavorare nella direzione di codificare meglio cosa intendiamo per minima, per ridotta lavorazione, con un'avvertenza. È ovvio che ci dovremo aspettare dei risultati, degli esiti diversi da quelli della non lavorazione, perché in realtà è un po' dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Vi volevo far vedere allora un'immagine, tanto per capire questo, ed è... Tutti noi conosciamo il fatto che arando un terreno andiamo incontro col tempo a fare una suola di lavorazione, una plow pan. Mentre invece si dice con le lavorazioni ridotte, magari questo non c'è più. Vedete in un terreno arativo che è passato ad anni di minima lavorazione che esiste un altro invece, layer, un altro strato compattato, che è quello dove poggiano di anno in anno i dischi di lavorazione. Allora, la minima lavorazione avrà comunque qualche problema di questo tipo, perché le porosità si interrompono magari a 12, 15, 20 centimetri, che sono il raggio di lavoro di una minima, media, massima, minima lavorazione, profonda, come dice qualcuno. Ecco quindi, l'immagine da fotografare è questa. Poi non abbiamo qua il tempo per entrare in dettaglio. Mi serve solo adesso, come dire, dare un lessico, dare un'idea che poi svilupperete voi. Va bene, e questo per chiudere questo primo argomento introduttivo era proprio l'immagine essenziale. Ormai di sostenibilità parlano tutti, di conservazione parlano tutti, ma come è stato facile fare con l'esempio delle minime lavorazioni è quel di quando gli inglesi vi offrono un tè e vi dicono come lo vuoi il tuo tè, forte, chiaro, latte, zucchero, e anche qui un po', io ho preso il titolo di un saggio scientifico di un economista, Wilfred Beckerman, che inizia proprio così: come la vuoi la tua sostenibilità, forte o debole? E qui ci sarà la risposta che dovrete dare ognuno di voi. Leggo solo i 7 punti, i 7 vantaggi di una non lavorazione. Il primo, mi pare di averlo già diffusamente magnificato, cioè l'aumento della porosità canalicolare, che vuol dire che sono canali interconnessi, vuol dire che l'infiltrazione di quel terreno è molto migliore di un lavorato.
Dopo i 75 mm dell'ultima pioggia che ho ricevuto a Piacenza, non so qui quanto sono arrivati, una quindicina di giorni fa, sui miei campi, che anche voi conoscete bene, nel terreno arato c'erano dei ristagni, nel terreno non lavorato, dopo 3 anni di non lavorazione, non si vedono ristagni superficiali. Il motivo sta in questo: aumenterà la sostanza organica e aumenterà la stabilità strutturale. Aumenta l'infiltrazione dell'acqua, migliora la ritenzione dell'acqua. Vi ricordo che il termine agricoltura blu all'inizio, che in Aigacos era stato scelto per definire quella tipo di agricoltura, era l'anno 1998, faceva riferimento al blu, uno per evitare certi colori che politicamente erano già stati occupati, ma anche perché l'idea era quella della gestione dell'acqua. Poi si è sovrapposta alla gestione dell'aria, la pulizia dell'aria, e capirete bene dalle emissioni di CO2, e poi più così il blu come idea di conservazione, di agricoltura conservativa. C'è un minore compattamento del terreno, un efficace controllo dell'erosione, una maggiore flessibilità operativa. Se è vero che l'infiltrazione dell'acqua in quei terreni è più veloce, vuol dire che dopo una pioggia posso entrare su quel terreno prima di un terreno arativo, ed è assolutamente dimostrabile. L'ultima voce è quella più importante, secondo me, per voi, nel senso che accatturerà molto di più, no? La riduzione dei costi. Io non faccio un'aratura, non faccio 2 erpicature, non faccio l'estirpatura e mi porto a casa, già così, un risparmio di 200, 250, 300 euro ad ettaro di arature, dipende su che terreni siete, io sono su terreni abbastanza difficili, le 2 erpicature e via. Quindi un risparmio che anche solo di gasolio può andare dal 40 al 70% del consumo di gasolio. Ma non vorrei, l'ho messo come ultimo, non vorrei che questo costituisse l'elemento essenziale. Il pericolo che io vedo oggi, dopo aver ovviamente salutato con interesse l'introduzione nel PSR di queste norme, è che venga un'adesione non convinta, non preparata, non, altrimenti si rischia di fare quello che fu fatto negli anni 70. I primi inizi non c'erano macchine, non c'erano assistenza tecnica, non c'era scienza e tutto è morto lì. Stiamo ricominciando negli anni 2010. No, andiamo pure avanti. Questo è il terreno che io voglio, che derivi da una anni di non lavorazione. Perché? Perché i lombrichi hanno lavorato bene, hanno fatto le loro belle considerazioni. Purtroppo credo di essere alla fine, quindi vado avanti, scusate le diapositive che ovviamente erano troppe già di per sé, ma vi faccio adesso una carrellata di immagini che hanno un vantaggio: farvi vedere qualche immagine in modo da rallentare un po' le mie parole, e poi sono abbastanza veloce e immediate da capire. Il residuo colturale rappresenta ovviamente la cosa più importante per me. Qui vedete un modo tradizionale di sistemare i terreni per la semina, e qui vedete invece direttamente, senza fare tutti quei passaggi, la semina su stoppie di soia a destra delle parcelle non lavorate dei miei campi sperimentali. A confronto, quello che in quell'anno l'agricoltore dei campi vicini doveva fare, anno molto secco, il 2011, in ottobre, addirittura rulli da edilizia per cercare di frammentare quelle zolle che naturalmente sanno tutti non sarebbe potuto succedere, e così è stato. La carrellata che vi faccio, presentando ad esempio macchine diverse, scusate, qual è la macchina per la non lavorazione? Una sola, teoricamente, la seminatrice. È su questa che si impianterà lo sguardo di ogni agricoltore che vuole passare alla non lavorazione. Vedete dei colori diversi, delle marche diverse. Questo per farvi vedere che abbiamo un problema in Italia: la scelta della giusta seminatrice. Purtroppo di italiane ne abbiamo
poche, se possiamo dire così, e quindi una grossa necessità sperimentale è quella di provarle noi sperimentatori, per evitare che sia l'agricoltore a farsi un'esperienza troppo onerosa per la singola azienda. Quindi vedete che ne abbiamo messe in prova diverse, questo a confronto, così come abbiamo fatto già, nonostante la rivoluzione silenziosa, insomma nonostante non se ne parli da anni, la Lombardia mi ha dato più ospitalità negli anni scorsi, insomma, quindi siamo a Lodi qui, varie prove di confronto e finalmente Piacenza e San Bonico, l'azienda della Facoltà di Agraria. I risultati non ve li faccio perché credo di dover dare la parola al mio successore fra i relatori, e vi faccio vedere solo qualche innovazione, cioè quali sono gli spunti che dobbiamo avere. Vi ho detto che agricoltura blu sta per acqua e vi ho fatto vedere che fra i vantaggi c'è una maggiore conservazione dell'acqua. Questo è un terreno, tra l'altro, del mio amico Mauro Grandi, in cui sopra avete dei terreni a non lavorazione da diverso tempo, e nell'estate 2012 vedete la dimensione delle fessurazioni in quel terreno rispetto a un terreno arativo di fianco. Perché? Perché questo, essendoci più acqua nella condizione prima, il terreno è meno contratto e quindi si fa meno fessurazione. È una cosa che vedete quasi immediatamente. Varia cover crop, ma io adesso voglio andare proprio sulle cover crop, perché è certamente un'innovazione che dobbiamo mettere in campo. L'idea è quella di avere colture non da reddito che fanno però biomassa. Una di queste usi di queste colture sono per fare sostanza organica, per fare azoto, se metto qualche azoto fissatrice, qualche leguminosa, e quindi ridurre le concimazioni alla coltura successiva. L'altra è quella di addirittura ridurre i diserbi. Perché? Perché ci sono alcune specie che hanno delle proprietà cosiddette allelopatiche, adesso lo studierò, perché emettono dei principi diciamo antigerminello nei confronti di alcune specie infestanti. In genere questo consente di ridurre l'impiego dei diserbanti e, se opportunamente gestite, addirittura voi vedete qua una coltura di segale, non da granella ma da cover crop, terminata alla fine neanche col glifosato ma con questo attrezzo che è un roller crimper, usato in particolare negli Stati Uniti, insomma, e direttamente dietro la semina su sodo di soia, di mais. Ne vedete qua l'effetto, la segale stirata dal roller crimper e la semina. L'allelopatia è semplicemente un effetto di interazione fra specie, in cui c'è una specie emettitrice, una pianta emettitrice, che emette in vario modo alcune sostanze antigerminello che vanno sulla specie bersaglio, che nel nostro caso è un infestante. Per esempio, questa è una cover di segale. Avete già capito che la segale è una delle piante cover crop che ha un'elevata, può avere, a seconda delle varietà, un elevato contenuto di sostanze allelopatiche. E poi andiamo a vedere gli infestanti. L'effetto finale, guardate che cosa è successo su pomodoro biologico, in azienda biologica, dopo una cover di segale, o di ne avevo diverse. Questa è quella della segale. Lo vedete a sinistra, l'effetto di trapianto di pomodoro su sodo, quindi su sola striscia lavorata, il controllo degli infestanti molto buono, a confronto con il lavorato tradizionale nell'agricoltura biologica, nell'azienda biologica e attraverso una fresa interfila, e il testimone di controllo. Finisco con questa diapositiva, lanciando poi la palla a chi mi segue, dice: perché andiamo a interrogarci sui sistemi di produzione che andavano così bene e adesso a dover lavorare e pensare soluzioni nuove? Beh, perché il mondo sta cambiando, il cambiamento climatico globale
lo abbiamo già riscontrato tutti, addirittura un premio Nobel per la chimica nel 95, Crutzen, dice: oggi siamo in un'era nuova, l'era, non so se avete già sentito, che si chiama antropocene. Antropo perché da antropos, l'uomo è l'elemento geologico su breve termine che ha determinato questi cambiamenti globali, ha una capacità di intervento tramite le emissioni di CO2, di cui sentiremo parlare dopo, tali che ha completamente ribaltato le forze della natura in gioco, e nel giro di questi 200 anni l'uomo ha combinato un po' di guai, con una certezza che l'impatto delle attività dell'uomo sul clima aumenterà, nonostante gli sforzi che cerchiamo di mettere in atto per ridurre questo. Vi lascio con l'immagine finale che di solito metto. Bene, di fronte a questo scenario, non dico pessimistico, ma comunque che esigerà delle scelte operative, cosa deve fare l'agricoltore, anche piccolo, anche giovane, vedo degli studenti, forse dei giovani dietro, interrogandosi su che cosa fare nel suo agrosistema, se deve continuare a giocare con il modellino di trattorino oppure abbandonare l'agricoltura. Vi lascio con questa